Gli disse Leone: mi dai il numero di tuo fratello, per favore? Ma chi è? È quello che fa giovedì sera non stop, che fa quei personaggi. Sì, dammi il telefono, voglio chiamare. Allora, un pomeriggio mia madre, c'è Sergio Leone al telefono. Là ebbe un'illuminazione e disse: ecco, questa è una persona dalla quale forse. Allora andai al telefono, ero molto, molto timido. Pronto, buonasera, signor. Senti un po', domani pomeriggio che fai ai 5? Domani ai 5 niente. Vuoi fare un salto a casa mia che facciamo due chiacchiere? Molto volentieri, dottor Leone, molto molto volentieri. Mi dà il suo indirizzo? Io Birmania 98, non avevo capito niente. Ah, no, scusi, non ho capito. Birmania 98. Dottor Leone, mi scusi tanto, ma ci senti o non ci senti? Avevo già partito male, però secondo me me l'ha fatta apposta per mettermi già in difficoltà. Via Birmania 98, non 99. Benissimo, domani alle 5 sarò da lei. Ricordo che arrivai a casa Leone col campanello di casa che era rotto. Era un portone di legno con una testa di leone di legno enorme. E nella bocca del leone c'era un pulsante. Io metto il dito nella bocca del leone, il pulsante non c'era, c'erano i fili elettrici e presi subito la scossa. A quel punto col battente, bom, 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 60.000 cani che cominciarono a abbaiare, arrivò un cameriere con i capelli come Jimi Hendrix, tutto con la giacca da cameriere tutta sporca di sugo. Si chiamava José, veniva dall'Ecuador. Dico, buonasera, sono Cardone, appuntamento avanti. Entrai in questa bellissima casa e io dissi, dove devo andare? De sopra. Allora, feci le scale, sentì una voce, dove vai, sto qua? E lui sta nello studio alle mie spalle. Entrai e lui aveva un camiciottolo marocchino con una barba bianca. Una montatura d'occhiali ottagonali. Siedete. Io mi ero presentato in giacca, in cravatta, con una 24 ore dove dentro avevo dei progettini che avevo cominciato a scrivere, dei film che stavano là. Lui mi disse subito: sei un impiegato del cadastro. Dico, dottore, no, è che io qua. Intanto sudavo in una maniera. Io che non sudo mai, io non ho mai sudato, sembrava te stessi veramente in un forno crematorio. Guarda, veramente, una cosa, facevo continuamente così. E lui si divertiva a fissarmi sempre negli occhi per mettermi in imbarazzo. Dico, no, in questa valigetta ci sono dei progetti, delle cose che io magari le lascio, lei potrà darle un'occhiata, mettila. Allora, apro, la metto qua. Chiamami domani che mi leggo queste cose. Lo chiamai l'indomani, dico, maestro, dico, ho letto quei soggettini. Mi sono piaciuti, fanno ridere. Lui mi rispose, no, fanno piagne. E vabbè, senti, puoi venire domani alle 7? Va bene, venga alle 7 però. Non avevo nessuna speranza. Invece alle 7 del giorno dopo, lui 3 giorni dopo mi disse: dobbiamo rompere gli indugi e pensare a un film. Quali sono i 3 personaggi che hanno più forza per mantenere un film? Chiaramente è ovvio che è un film a episodi. Dico, dottore, qua bisogna fare una cosa, mi deve lasciare un pochino di tempo e ci rifletto. Tu riflettici, io rifletto al regista, dice lui. Va bene. Allora Leone mi costrinse a recitare l'intero copione nel suo cinema sotterraneo, sotto la piscina di casa sua, che era una bella sala, e io dovevo fare tutte le scene senza nemmeno gli altri. Dovevo far vedere come recitavo quella pagina, quella sequenza, quella cosa. Fu una delle cose più faticose della mia vita. Alla fine, mi ricordo che con la Iacomo dalla Medusa si alzò e disse: io non ci ho capito niente. Comunque, se fanno ridere, non fanno ridere. Ah, se proviamoci, che te devo dire? Proviamoci, che te devo dire? Il film.
dei ricordi belli, belli veramente. Era una bella troupe, tutti che mi stavano accanto, tutti che tifavano per me. Però la cosa più bella fu che Sergio Leone credette, secondo me, in un ragazzo di 28 anni e gli diede una grande possibilità.